Allora, prima di fare qualsiasi tipo di operazione di cardatura, bisogna cercare di pettinare il cane dal pelo da sotto verso sopra, facendo delle righe orizzontali in questo modo. Ora, con tanto pelo si riesce anche, diciamo, a fare un buon lavoro solo con la spazzola, però se ci sono i nodi bisogna usare questo tipo di cardatore. Questo qua, questo tipo di cardatore. Importante è cercare di dare un'energica spazzolata prima, sempre seguendo questa linea orizzontale, in modo che si inizia pian pianino a tirare giù il pelo da sotto verso sopra, cercando di farlo stare fermo quanto più possibile, in questo modo. Ora io faccio un po' più in fretta per non fare la cosa molto lunga, fin quando il pelo non è bello liscio e non scende liscio sopra. Sotto il dorso, stessa cosa per le zampe, bisogna alzare il pelo e cercare di, fermati, e cercare di pulire, di muovere il pelo da sotto verso sopra, sempre in questo modo qua, in modo che il pelo si leva il sottopelo e non si rovina il pelo di copertura, in questo modo qua. Poi, dietro al sedere, cercando di farlo stare fermo, noi qua già gliel'abbiamo tagliato. In realtà tutto il pelo che bisogna tagliare è questo pelo qua, dal sedere verso i testicoli, lasciandoci un pochino di pelo qua sopra, ma tutta questa parte qua va rasata o tagliata, insomma, o sfoltita, in modo che il cane, quando, insomma, fa i suoi bisogni, non si sporca. Qui non è perfettamente pulito, anzi, intendiamoci. Le zampe di dietro, stessa cosa. La zampa di dietro bisogna alzarla, cercare di non far resistere il cane. Alzare il pelo sopra e cercare di portare il pelo giù. Con un cane con poco pelo, giovane, è molto più facile. Con lui che ha una foresta un po' più complicata, anche perché sono 20 giorni che non lo pettiniamo, pure di più. Ok, la cosa importante, quando fai sedere il cane, una volta finita questa cosa, quando fai sedere il cane, gli fai una riga orizzontale, una riga longitudinale, anzi, se mi inquadri un po' la riga, longitudinale, in modo da dividere la groppa del cane a destra e a sinistra. Ora ti faccio vedere come bisogna usare quel cardatore particolare. Se lo trovo, eccolo qua. Il cane deve essere sempre messo su un tavolino perché altrimenti non si. Il cardatore, stessa cosa, bisogna usare il polso. Bisogna usare il polso cercando di prendere il pelo e non la pelle del cane, in questo modo qua. Il cane non è proprio felicissimo di una cosa del genere, però questo è il sistema, cioè cercare di fare questa manovra. In modo che il cane riesce a sentire subito sollievo e si adegua. Lui è un po' birbante, è pieno di nodi. Ecco qua, vedi? In realtà sul cardatore rimane solo il pelo di copertura. Poi, per quanto riguarda gli occhi, noi glieli alziamo con un codino e poi bisogna pettinare prima. Pettinare prima perché Fofò sta rovinatissimo. Pettinare prima. Io di solito questi peletti qua, questi e questi, glieli levo. Poi si possono anche non levare, cercando di fargli tenere il pelo alto sulla testa con un codino quando è a riposo e non è in esposizione. Importantissimo lavare sempre questa parte qua, sempre, perché così non si fanno queste croste di pelo secco, che poi è difficile anche levarlo, bisogna sempre lavarle. Per il resto è tutto più facile, cioè il cane lo metti anche seduto e cerchi di pettinarlo, poi usi il cardatore sempre dalla parte sotto verso sopra, ok? Se non hai capito, ci sarà una prossima volta. Chiudi.